Per la nostra rubrica Mettiamoci in mostra, questa settimana vogliamo concederci un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo e non di poco. Siamo all'interno della Sala 1 delle Gallerie Estensi di Modena, la prima sala che i visitatori incontrano e che li separa dal padrone di casa, il Francesco I d'Este ritratto nel busto del Bernini. Questa è la collezione dedicata alle antichità. Collezioni antichità che ci racconta l'archeologa delle Gallerie Estensi, Maria Chiara Montecchi, curatrice delle gallerie. Raccontaci come nasce la collezione antichità. La collezione di antichità delle Gallerie Estensi nasce nel 400 con Leonello d'Este. Siamo nel periodo dell'umanesimo. Quindi un periodo in cui si riscopre l'amore per il mondo antico, il culto dell'antico. E poi anche nel Cinquecento la collezione si accresce perché i duchi acquistano dei pezzi provenienti da Roma e dai ricchi palazzi romani. E come mai collezionano oggetti di antichità? Perché sono oggetti che celebrano il prestigio della famiglia che li acquista. E possiamo definire il collezionismo dei duchi d'Este un collezionismo aristocratico dai molteplici interessi, perché i duchi collezionano non solo sculture e statuaria, ma anche piccoli bronzetti, gemme, monete, oggetti preziosi. La collezione aumenta anche poi nel corso dell'Ottocento, grazie a Francesco IV d'Austria d'Este, sia perché il duca acquista dei reperti provenienti da scavi nel territorio, penso ad esempio alla tomba etrusca della Galassina di Castelvetro, sia anche grazie a un lascito testamentario del marchese Tommaso Bizzi del 1822 che lascia appunto in eredità quasi 1000 oggetti, fra cui delle vere e proprie opere d'arte antica. Ecco, Chiara, immagino che questa collezione abbia subito anche qualche dispersione, diciamo così, nel corso del tempo. Esatto, sì, purtroppo le dispersioni ci sono state, però conserviamo ancora dei reperti, delle opere entrate in collezione molto tempo fa. Ad esempio, abbiamo un frammento di statua anafora in basalto nero ed è un frammento di statua che sappiamo essere in collezione già con Alfonso II dal 1584. È un frammento perché dobbiamo immaginare una scultura più complessa. Probabilmente si trattava di un personaggio che portava fra le mani appunto questo naos, da qui il nome statua anafora, portatrice di naos, quindi questa piccola celletta con all'interno la raffigurazione del dio Osiride. E tutt'intorno vediamo scorrere un'iscrizione dedicatoria in caratteri geroglifici. E nella parte più bassa, qui sotto, possiamo vedere anche il committente della scultura nella posizione dell'orante, quindi con le braccia e i palmi rivolti verso il cielo. È una scultura che ha viaggiato molto e ne porta anche i segni, nonostante i restauri, perché è una scultura che risale al VII secolo a.C. e ipotizziamo che si trovasse all'interno di un tempio a Menfi. Poi arriva, appunto, come abbiamo visto, nella corte estense alla fine del Cinquecento con Alfonso II e poi con il trasferimento della corte da Ferrara a Modena giunge infine alla Galleria Estense dove la possiamo ammirare ancora adesso. Ecco, dunque questo è il pezzo, diciamo così, più antico della collezione di antichità e qui Esatto. ci sono queste statuette. Altri reperti di epoca egizia, abbiamo queste 10 piccole statuette che si chiamano Ushabti. Sono delle statuette che facevano parte del tipico corredo funerario egizio
e sappiamo che gli egizi credevano nella vita oltre alla morte, la vita nell'aldilà, e quindi cercavano con il corredo di renderla il più confortevole possibile. E soprattutto nessun defunto avrebbe voluto lavorare anche nell'aldilà. Il defunto, una volta giunto nell'aldilà, sarebbe stato chiamato dal dio Osiride a lavorare i campi di Aru. E invece avrebbero risposto appunto al posto del defunto gli Ushabti, il cui nome significa coloro che rispondono. E c'è un'altra opera di manifattura egizia che ha un ruolo di primo ordine, di grande importanza all'interno del riallestimento di questa sala negli ultimi anni, che è il sarcofago di Menis. Esatto, il sarcofago di Menis, anche in questo caso conosciamo il nome del proprietario perché è inciso sul dorso della cassa, che riporta 5 colonne di iscrizioni geroglifiche. Non sappiamo altro, però il nome lo conosciamo. È un sarcofago, lo vedete, in calcare bianco e è di epoca un po' più tarda, risale al secondo secolo avanti Cristo. E non conserviamo la mummia, quindi all'interno il sarcofago è vuoto. E riporta in questo caso l'iscrizione il capitolo 72 del Libro dei Morti, quindi è un'invocazione che il defunto fa per poter accedere al regno dell'aldilà, alla vita dopo la morte. È un'opera di grande impatto quando si entra in questa sala, perché è l'unica non contenuta all'interno di una teca di vetro, insomma, attrae subito l'attenzione del visitatore. Esatto, è un'opera che è stata anche recentemente restaurata e studiata e anche, insomma, è una mole notevole, quindi abbiamo deciso proprio di dargli un ruolo da protagonista all'interno della sala di antichità.